Educazione finanziaria, educazione economica, di questo noi parliamo oggi. E voi direte: ma perché ci sono questi meravigliosi bambini, ragazzi qua? Perché è diretta a voi. Voi siete il futuro, quindi è importante parlare di economia e di finanza. Educare è l'ultimo nato, diciamo, è l'ultimo tassello di un percorso che voi avete cominciato dal 2008. Un percorso importante, quindi io vorrei sapere da cosa è venuta, com'è venuta questa idea di questo progetto. Che cos'è Educare e Educare Scuola in particolare? Innanzitutto desidero anch'io, no, esprimere a nome di tutti i colleghi presenti un grazie anche ai maestri e a tutti i bambini per questa loro partecipazione. Quindi abbiamo deciso, parlando con tanti colleghi che hanno condiviso poi questo percorso, che una banca doveva in qualche modo farsi carico nel proprio ambito. Quindi la nostra ambizione è semplicemente quella di fare qualcosa là dove riusciamo a intervenire, quindi certamente non abbiamo ambizioni che vadano oltre quello che è il nostro ruolo. Però di fare qualcosa per cominciare a ridurre quella asimmetria informativa che esiste sempre fra chi lavora in banca e chi è fuori dalla banca. E cominciare a lavorare proprio su alcuni concetti di base che però permettano ai nostri clienti, che sono a volte risparmiatori, a volte sono persone che hanno bisogno di un finanziamento, di operare scelte in questo ambito, quindi nell'ambito economico e finanziario, in modo più consapevole. La parola consapevolezza è stata un po' la nostra guida, il nostro faro per cercare di indirizzare i nostri sforzi.